Delphi. È un romanzo contemporaneo pubblicato da una casa editrice di Macerata che ha una collana di, come dire, di letteratura contemporanea, di romanzi contemporanei molto interessanti. L'autore è un autore italiano, Sandro Dell'Orco. E allora che cosa si narra in questo romanzo? In questo romanzo, ecco, questo romanzo è proprio, secondo me, a me è molto piaciuto. Non ha avuto una grandissima risonanza, perché lei sa che poi il problema della risonanza molte volte obbedisce a fattori che sono del tutto estranei al valore intrinseco sì. del testo. Allora, questo perché Delphi? Non è la Delphi del passato, è una Delphi allucinata e contemporanea. Avviene un'effrazione terribile, cioè avviene una lacerazione tremenda. Due persone, un uomo ed una donna, fanno l'amore di fronte. Allora, e questo viene considerato dalla società, che si chiama la società del controllo, quanto peggio possa essere. E quindi danno il compito ad un detective di scoprire chi è stato l'autore di questa lacerazione. E il detective che allora va alla ricerca del colpevole, alla fine si rende conto di essere lui stesso il colpevole, che forse è lui stesso. E piano piano, come dire, la società del controllo, così viene definita, se ne appropria e lui alla fine dice: ma io sono ancora vivo, ma è come se non vivessi, ormai sono diventato una persona che è una persona guidata e ispirata completamente dagli altri, vivo, cioè sul piano, come dire, sono, insomma, in fondo la mia esistenza non è più morte perché vivo ancora, ma non può essere considerata vita perché in realtà io non sono più responsabile, sono, come dire, guidato da tanti diversi strumenti rispetto ai quali ho perso la mia possibilità di controllare. Non c'è più l'identità. Ecco, questa è tipicamente l'identità che si è perduta nelle infinite maglie della tecnologia. Questa